Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. È stata inaugurata questa mattina a Teramo la bretella per il nuovo svincolo alla Gammarana dell'8-0. Una bretella lunga 700 metri che è già percorribile e che collega la zona dell'Acquaviva alla tangenziale. Ascoltiamo la soddisfazione del primo cittadino Maurizio Brucchi. Con questo svincolo l'8-0 è completato. Devo dire che anche questo tratto di strada lungo 700 metri non ha tradito le attese dell'8-0. È stata un'opera un po' tribolata, tanti ricorsi, tanti problemi, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. Con questo si completa il tratto dell'8-0. Io dico che sono 700 metri di strada, ma sono 700 metri importanti, perché questa zona che vediamo qui alle mie spalle sarà una zona in espansione. Basta pensare che sono iniziati i lavori di Globo e adesso inizieranno i lavori per l'insediamento di Gabrielli, che sarà un insediamento importante. È una zona che nei prossimi anni crescerà molto, quindi una zona di sviluppo. Voglio ringraziare anche i residenti, che devo dire sono stati molto pazienti e brava gente. È gente che comunque dovrà essere pagata dell'esproprio. Lì si è aperto un contenzioso, ma lo chiudiamo. Intanto daremo un anticipo loro per quanto riguarda quanto dovuto, e poi non appena gli organi giudiziari decideranno qual è l'importo, perché c'è stato un po' una diatriba, però anche su questo risolveremo. È un'opera ancora work in progress, perché ci sono ancora alcune cosette da fare. C'è da sistemare da realizzare un marciapiede, insomma ci sono alcune ancora cose da fare, però intanto l'abbiamo voluto aprire, abbiamo voluto comunque inaugurarla. Intanto ci si prende un po' confidenza come avviene per il traffico, e nel frattempo completeremo l'opera. Monta la polemica politica e non solo attorno alla decisione della Regione rispetto all'istituzione dell'ospedale di secondo livello dell'area metropolitana. Il PD pescarese chiede un impegno formale alla Regione a favore di Pescara, che avrebbe tutti i requisiti di legge. Il servizio di Alfredo Primante. Chieti o Pescara? La disputa sulla scelta dell'ospedale di secondo livello dell'area metropolitana continua a far discutere e accende il dibattito politico e anche quello di campanile. Ultimi in ordine di tempo ad inserirsi nella disputa sono stati 300 tra professori ordinari, associati e ricercatori del coordinamento clinico dell'Università d'Annunzio, che fa capo al celebre oculista Leonardo Mastropasqua, direttore del centro d'eccellenza oftalmologico. Le firme sono in calce all'appello affinché Chieti non perda le cliniche universitarie. Il PD di Pescara, dal canto suo, invece, chiede alla Regione di prendere una posizione netta a favore della promozione di Pescara ad ospedale di secondo livello. In Regione ce ne potranno essere solo due leggi alla mano. Secondo Moreno di Pietrantonio, il Santo Spirito ha già tutti i requisiti necessari. Noi riteniamo che elevare l'ospedale di Pescara appunto a qualifica di secondo livello significa più risorse e più qualità anche nei servizi. Secondo il decreto Lorenzin, l'ospedale di Pescara ha tutti i requisiti per poter essere promossa a questo livello. Altri, come ad esempio Chieti, sto ascoltando in questi giorni, ci sono ancora già innescate delle polemiche, Chieti non ha questi requisiti. Io credo che non si possa assolutamente, bisogna evitarlo, tornare su posizioni campanilistiche. Non c'è il fatto di difendere Chieti o Pescara, c'è semplicemente da riconoscere quelle che sono le strutture che hanno questi requisiti. Pescara ce li ha, io quindi facciamo un appello noi al Presidente della Giunta, all'Assessore Paolucci, al Presidente D'Alfonso, affinché al più presto venga riconosciuta questa qualifica appunto di secondo livello, nell'interesse di Pescara e di tutta l'Abruzzo, perché rischiamo di assumere una posizione marginale rispetto a quella che è appunto l'erogazione appunto di salute pubblica. Incendio nella tarda serata di ieri nell'agenzia di viaggi Eurotour a Pescara, nella centralissima via Genova. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 22:30. Squadre di vigili del fuoco hanno provveduto a domare il rogo in un'ora e mezza, evitando che le fiamme si propagassero agli stabili adiacenti. Da primi accertamenti l'incendio sarebbe di natura accidentale. E poi ancora, spacciavano cocaina ai giovani del posto, ma sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di due uomini di
di origine marocchina di 29 e 23 anni che la scorsa notte sono stati sorpresi dai carabinieri delle stazioni di San Benedetto dei Marsi e Pescina a bordo di una macchina di grossa cilindrata con circa 50 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. I due, appena si sono accorti di essere seguiti dai militari, hanno tentato la fuga provando anche a disfarsi dello stupefacente. Bloccati, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il Movimento 5 Stelle regionale torna a sostenere con forza lo stop all'iter di autorizzazione per la costruzione della piattaforma di stoccaggio e recupero dei fanghi di dragaggio fluviali e marino e anche costieri che dovrebbero sorgere a Piano di Sacco di Città Sant'Angelo accanto alla discarica Terra Verde distrutta da un incendio nel 2011. I grillini chiedono alla Regione una presa di posizione per fermare il progetto della ditta Nicolai e delocalizzarlo in una zona più idonea. Noi dal primo giorno abbiamo subito recepito le istanze del territorio, delle associazioni che si battevano e si battono a tutela e a salvaguardia di quel territorio. Un territorio a vocazione agricola dove ci sono aziende agricole che vivono della ricchezza della terra, hanno necessità e bisogno di acqua. Questa struttura, questo insediamento andrebbe a danneggiare a nostro avviso il territorio perché intanto quella, pur essendo una zona industriale, ma non ha i sistemi di depurazione, non ha fognature, mancano sistemi antincendio e soprattutto c'è una carenza idrica, quindi essendoci una carenza idrica l'acqua dobbiamo lasciarla al territorio per le aziende agricole. Questo sistema quindi, che è una piattaforma di trattamento per i sedimenti di dragaggio fluviale e marini, andrebbe a prelevare tant'acqua, andrebbe ad inserirsi in un contesto già gravemente ammalorato perché qualche anno fa ci fu anche una ordinanza di chiusura di alcuni pozzi che erano in inquinati a detta delle amministrazioni locali. Io ho presentato un'interrogazione regionale, la regione mi ha detto vedremo, faremo, a giorni ci sarà l'ennesimo pronunciamento del comitato via, sembra ci sia stata un'integrazione prodotta dalla ditta che vuole realizzare questa piattaforma, non conosciamo le carte perché non ci danno le carte, vogliamo dire ancora una volta il territorio dice no a questo impianto, fermiamo questo impianto perché ci sono intanto e procedure alternative e poi dislocazioni alternative in altri posti idonei. Questo non è un luogo idoneo. È stato presentato a Pescara un plafond dedicato alle micro, piccole e medie imprese d'Abruzzo colpite da terremoto e maltempo, costruito da un accordo esclusivo che lega Unicredit, Confesercenti e il Confidi di secondo livello Commerfin, di cui è azionista il Confidi regionale Coop Credito. Si parla di imprese del centro Italia, imprese abruzzesi, c'è questo accordo che riguarda i Confidi con Unicredit e Confesercenti, è un'occasione di crescita per la nostra regione, Presidente Lolli? No, intanto un'occasione di sopravvivenza direi più che di crescita, perché qui il nostro problema, per i problemi strutturali che abbiamo sul settore delle piccole imprese abruzzesi, ci portiamo da tempo e per quello che ha determinato gli ultimi avvenimenti ben noti, soprattutto su alcuni settori, penso al commercio, penso al turismo, il vero problema che abbiamo è che una gran parte delle piccole imprese abruzzesi possono non sopravvivere e sono, diciamo, con l'acqua alla gola, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito. Ecco perché iniziative di questo genere o altre iniziative che stiamo prendendo anche con i fondi strutturali della Regione sono, secondo me, una cosa essenziale. È chiaro che poi c'è un grande problema di innovazione, di reti, di usare di più la ricerca e anche su questo abbiamo recentemente annunciato che c'è per esempio un bando molto importante per le piccole imprese. Però prima bisogna sopravvivere. Sono 10 milioni di euro dedicati interamente alle imprese che hanno subito dei danni durante il periodo drammatico di gennaio. Viene finanziato per fino a un massimo di 50.000 euro ad impresa a tasso zero. Ciò significa che il tasso di interesse viene supportato dal nostro Confidi nazionale, quindi l'impresa non paga nulla, non paga nessuna spesa di istruttoria. Quindi le 50.000 euro sono totali per le imprese e devono essere restituite ovviamente dopo un anno senza nessun tasso di interesse. L'accordo è stato fatto con una banca di importanza a livello nazionale dell'Unicredit, quindi una grande banca, e consiste insomma di far cercare di ripartire quelle aziende che hanno avuto un problema durante il periodo di gennaio.
Sono Angela Di Crescenzo e Barbara Morgante le vincitrici del premio Maia Donna d'Abruzzo 2017 istituito dalle ACLI di Chieti. Due donne abruzzesi di successo, due storie che raccontano, declinandoli in rosa, impegno, dedizione e forza di volontà. La chef Angela Di Crescenzo, contitolare del ristorante stellato Villa Maiella di Guardia Grele, e la manager Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia, sono le vincitrici della prima edizione del premio Maia Donna d'Abruzzo, il riconoscimento istituito dalle ACLI provinciali di Chieti. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche i premi speciali col Coltiva il talento, assegnati a Maria La Penna, autrice del bozzetto del premio e studentessa della quarta A del liceo artistico Nicola da Guardia Grele di Chieti, e all'Istituto Superiore Umberto Pomiglio di Chieti, guidato dalla dirigente Anna Maria Giusti, i cui allievi hanno disegnato e realizzato gli abiti indossati da alcune studentesse. Per Barbara Morgante è stato un ritorno nella sua Chieti. La D di Trenitalia ha colto anche l'occasione per fare il punto su quanto si sta facendo in Abruzzo nel settore dei trasporti ferroviari. Io sono legatissima a questa città, è la città nella quale ho vissuto nell'adolescenza, dove ho fatto percorso formativo, chiamiamolo di base, che è stato molto solido. L'Abruzzo ha due criticità, anche due linee di sviluppo, quella verso Roma e la linea adriatica. Quali le novità su questi due versanti? Sulla linea verso Roma, come sapete, abbiamo già accorciato i tempi di percorrenza. RFI sta intervenendo soprattutto nella parte di accesso al nodo di Roma, e quindi questo sicuramente io penso che in futuro porterà ad ulteriori riduzioni dei tempi di percorrenza dall'Abruzzo alla capitale. Possiamo dire anche che ci sarà l'inversione dell'orario per il Frecciarossa da Pescara a Milano? Ritengo che appunto sia molto più funzionale avere dei treni che la mattina, un treno che la mattina va verso nord e rientra la sera, piuttosto che il contrario. In un settore prettamente maschile come quello dell'alta ristorazione, la figura di una donna spicca in maniera particolare. Angela Di Crescenzo spiega quali sono i piccoli segreti per essere contemporaneamente una grande professionista e una brava mamma. Io credo che comunque, da quel che si dica, la cucina è donna. Comunque le donne sono quelle che cucinano a casa. Poi è un mondo maschile perché è un mondo dove ci vuole grinta, ci vuole forza, ci vuole perseveranza. Tante volte le donne, ma io credo in tante altre professioni, hanno tendenza a cedere perché o per i figli, per la famiglia. È difficile conciliare le due cose. Io continuo a dire, mi sento privilegiata perché sono riuscita a veder crescere i miei figli, che non è da poco per una donna che lavora, e in più a crescere professionalmente. Da Gabriele Lavia a Stefano Accorsi, da Lorella Cuccarini a Serena Autieri, questi sono alcuni dei nomi dei protagonisti della prossima stagione di prosa della Primo Riccitelli a Teramo. Vediamo. Si è tenuta stamattina presso la sede della Società della Musica del Teatro Primo Riccitelli una conferenza stampa di anticipazione sugli spettacoli previsti per la prossima stagione di prosa. Importante e di livello l'offerta degli appuntamenti previsti. Il prossimo 13 aprile presenteremo la nostra futura stagione di prosa 2017-2018. Esattamente il nostro direttore artistico Ugo Pagliai sarà qui a Teramo per presentare la nuova stagione, che naturalmente quest'anno insomma tutto avverrà con largo anticipo per le note vicende degli ultimi tempi. È una stagione, come tutte d'altra parte le altre che l'hanno preceduta, ricca di tanti appuntamenti, di importanti artisti, e quest'anno vogliamo anche fare una piccola anteprima e dire, svelare i nomi di alcuni tra gli artisti che saranno presenti nella prossima stagione di prosa, a cominciare da Gabriele Lavia, Stefano Accorsi, Lorella Cuccarini, Serena Autieri e tanti altri che naturalmente sveleremo il prossimo 13 aprile. Vorrei fare un appello al sindaco Maurizio Brucchi, cioè quello di farsi garante sia nei confronti del gestore, del nuovo gestore del teatro, ma anche garante della Riccitelli, ma anche di altre associazioni che vogliono usufruire del teatro, e quindi colgo anche l'occasione di dire che comunque si farà la stagione di prosa del Primo Riccitelli al Teatro Comunale di Teramo. La speranza della Fondazione è che il fatto che sia creata una situazione, diciamo, nuova per la città sotto il profilo
della stagione teatrale e soprattutto non abbia alcuna incidenza negativa su un patrimonio culturale della città che è costituito dal rilevante numero dei cittadini interessati, davvero interessati alla cultura, in particolare all'attività teatrale. Per quanto riguarda le possibilità che ci siano anche altre stagioni teatrali, ben vengano, ma tutto questo, ripeto, se serve ad arricchire un già prezioso ed importante contenuto culturale che noi abbiamo nella nostra città. Nel prossimo servizio parliamo della mostra I Fiori del Male, che sarà inaugurata il prossimo 6 aprile al Circolo Aternino di Pescara. Paolo Renzetti. Alessandra Portinari, vogliamo parlare di questa iniziativa che presentate oggi, questa mostra fotografica ma anche con interessanti documenti sulle donne che erano rinchiuse nel manicomio di Teramo nel periodo fascista. Com'è nata questa iniziativa? In occasione della giornata della consapevolezza dell'autismo, questa mostra viene presentata perché così come allora ci sono state tante donne che purtroppo in questa casa di in questo manicomio hanno perso la loro dignità e quindi sono diventate invisibili per la società, così oggi si vuole dare risalto anche all'autismo. Ci sono tante persone affette da questo disturbo, ormai sempre più in aumento in Italia e nel mondo, che meritano attenzione attraverso la consapevolezza, quindi attraverso un percorso su cosa sia l'autismo. Abbiamo scelto proprio questa mostra, è una mostra bellissima, ha girato l'Italia, è stata a Roma, ha avuto molto successo nella Casa della Memoria e sarà fino al 23 al Circolo Aternino. Volete sensibilizzare in un certo senso proprio la cittadinanza su queste problematiche che oggi purtroppo interessano sempre più ragazzi anche nella nostra regione? Sì, esattamente. Queste donne venivano ad esempio rinchiuse nei manicomi non perché molti di loro avevano un problema così sia psicologico che neuropsichiatrico, ma perché comunque andavano contro la morale di quel tempo. Oggi l'autismo è un problema enorme, abbiamo sentito qualche settimana fa questo caso a Lanciano, ma ci sono tanti ragazzi affetti da questo disturbo, vogliamo dare dignità a loro ma soprattutto anche alle loro famiglie. Ed ora parliamo di un evento che si sta svolgendo a Pescara in questi giorni, ovvero il 5° Challenge Trophy presso il Marina di Pescara. Una bellissima giornata di sport qui a Pescara stamattina con questi bambini con la barca a vela. Oggi è un orgoglio per noi ospitare questa manifestazione importante che apre la stagione velistica per questi ragazzi. Pescara si presenta al meglio delle proprie possibilità in una struttura bellissima qual è il porto turistico ad accogliere centinaia di bambini che vengono da tutta Italia che si confrontano in questa bellissima gara di vela con la quale iniziano il campionato proprio qui da Pescara. Siamo giunti alla 5ª edizione di questo Challenge Trophy, ospitiamo questo evento sempre con grande piacere, in particolare quest'anno, con il quale la Federazione Italiana Vela e la classe Optimist hanno voluto, come dire, omaggiare l'impegno degli anni passati con uno degli eventi, anzi forse l'evento più importante di tutta la stagione dal punto di vista dei partecipanti. Abbiamo 308 ragazzi da tutto il centro-sud che si contenderanno questo importante evento e soprattutto abbiamo una presenza importante di rappresentanti e allenatori della classe Optimist da tutta Italia. Come saranno organizzate nello specifico le gare? Le condizioni meteoclimatiche al momento consentono l'esecuzione e l'effettuazione delle prime prove, quindi tra oggi e domani verranno aggiudicati l'Optisud, che sarebbe il campionato nazionale del centro-sud Italia, quindi che bagna i tre mari della nostra penisola, mentre domani si aprirà con la prima tappa del trofeo Kinder. Il migliore della classifica in generale si aggiudicherà il 5° Challenge Trophy Marina di Pescara e con l'occasione verrà anche assegnato il 3° trofeo in onore del maestro di vela e di alpinismo Davide Remigio, un premio per l'allenatore del primo classificato.
E questo servizio ci ha introdotto in pratica nella pagina dello sport. Parliamo di Serie A e di Pescara, sabato di vigilia in vista del match di domani alle 15 all'Atletico Cornacchia contro il Milan del grande ex Gianluca Lapadula. Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Zeman dopo la seduta di rifinitura di questa mattina. Fuori causa i difensori Coda e Stendardo e poi fuori causa anche i lungodegenti Pepe Vittorio Turini e Gilardino. Torna a disposizione l'attaccante Gianluca Caprari. Tanti dubbi ancora da sciogliere per il Boemo, che così ha parlato nella conferenza pregara. Avezzano ti ha dato delle indicazioni su campagna per Berbetti in vista dei Colani o no? Vabbè, hanno giocato poco, qualcuno pochissimo e ho provato. Per me stanno bene fisicamente, poi è normale che tatticamente siamo in ritardo. Io spero che trovano la motivazione di dare tutto, di lottare su ogni palla. Poi è normale che bisogna avere rispetto verso il Milan, che sembra una grande squadra, ma secondo me bisogna provarci sempre, specialmente in casa, davanti a tanta gente, far vedere che anche noi possiamo giocare a calcio. Ma io non vedo che è cambiato tanto, nel senso che si difende tanto, non direi. Nel senso, se Donnarumma ha fatto più parate di tutti i portieri, vuol dire che davanti, che dietro è passato qualche cosa. E poi gioca a calcio giustamente con giocatori che ha a disposizione, che per me hanno caratteristiche offensive. La Padula sarebbe stato un giocatore alla zero, uno di quelli che piacciono alla zero. La Padula è un altro tipo di giocatore, nel senso che è un giocatore che va dentro, che non si arrende mai, non te la, penso che era un po' più tecnico e aveva i tempi giusti. Fatte salve tutte le attenuanti, lei pensava di poter incidere di più? Sì. Quello sì, perché non ci sono riusciti per ora le basi del mio calcio. Se non ci sono basi, poi è difficile anche ai giocatori di capire che cosa devono fare. Perché viste le basi? Che basi? Tattiche. Cioè non dipende dagli interpreti, questo. Ma io sono convinto che gli interpreti sono giusti, il problema è che sono abituati a giocare un altro calcio anche quelli che hanno giocato a grandi livelli e non riesco a farli cambiare anche spiegando e semplificando le cose. Noi giochiamo troppo difficile per essere la squadra come voglio io. Sul fronte Milan sono diverse le incognite di formazione, diversi ballottaggi che dovrà risolvere nelle prossime ore il tecnico rossonero Vincenzo Montella, soprattutto per il ruolo di centravanti, dove Carlos Bacca nelle ultime ore sembra essere passato in vantaggio rispetto al grande ex Gianluca Lapadula. Tra gli assenti i vari Suso, Abate e Bertolacci, oltre che il lungo degenti Bonaventura e Montolivo. Ascoltiamo cosa ha detto nella conferenza prepartita proprio Vincenzo Montella. E non solo internamente, che la carta fosse facile, abbiamo fatto anche per situazioni particolari pessimi risultati. Mi penso all'Udinese all'andata e ritorno, penso alla Samp al ritorno, che magari poteva essere una partita abbordabile, e quindi quando invece abbiamo avuto il calendario apparentemente più difficile, abbiamo fatto delle ottime cose, come vincere a Sassuolo, e potrei citare anche altri esempi. È una partita molto pericolosa, è una squadra che nelle ultime due settimane ha potuto lavorare con continuità, quasi con tutti gli effettivi, con il nuovo allenatore, quindi mi aspetto una squadra che abbia o che riconosca più situazioni rispetto alle idee dell'allenatore. Sappiamo quanto le squadre di Zeman negli ultimi 30 anni, nonostante gli allenatori avversari conoscano
le sue trame quanto sia difficile contrastarle. Quindi significa che domani dobbiamo avere un atteggiamento da grande squadra, bisogna avere un atteggiamento da grande squadra umile, perché se non fai le cose per bene rischi contro la squadra di Zeman. Penso che sia contento che di tornare a Pescara, ma sia molto contento di giocare per il Milan. L'ho visto molto, molto sereno e le valutazioni vengono fatte in base a tantissime componenti, soprattutto non a livello emotivo da parte mia nel mettere tutto sulla bilancia. Quindi sono contento per la sua storia da tifoso di calcio e sono contento da allenatore per rispetto alla sua storia. Ci sono diversi scontri diretti oggettivamente, di cui un paio ne abbiamo anche noi. Molto dipenderà da quello, rispetto alla quota per entrare in Europa League. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, pensare a questa partita, pensare ai 3 punti di questa partita, pensare e prepararci a come arrivarci a questa vigilia, a questa partita. Quindi per il resto è tutto conseguenziale, è relativo, è tutto troppo presto. E in Lega Pro si sta giocando la partita tra Teramo e San Benedettese, iniziata alle 18:30, è da poco finito il primo tempo. Potete leggere in sovrimpressione il risultato alla fine dei primi 45 minuti di gioco, nella terza edizione, il servizio della partita con le interviste. E ora scendiamo in Serie D e vi proponiamo il servizio di presentazione della 29ª giornata dei gironi F e G. Chiaramente spicca nel girone G il derby dei Marsi tra Avezzano e L'Aquila. In Serie D è la domenica del derby di ritorno fra Avezzano e L'Aquila, una partita che in campionato manca da 23 anni, anche se lo scorso agosto c'è stato un antipasto al De Marsi con la gara di Coppa Italia vinta di misura dall'Avezzano con un rigore di Leto. Qualche mese fa si poteva pensare ad una gara fondamentale per gli obiettivi di classifica, per un Avezzano in lotta per il quinto posto e l'Aquila per il primo posto. Fino ad un paio di settimane fa, invece, sembrava che questa partita contasse solo per il campanile. Invece le due vittorie dell'Aquila, dopo l'addio di diversi giocatori e il colpaccio dell'Avezzano sul campo dell'ex capolista Rieti danno maggiore enfasi al match. L'Aquila, penalizzata di un punto in settimana, lotta per mantenere il quinto posto, posizione invece lontana per l'Avezzano, ma finché la matematica non emette verdetti, i biancoverdi di Tortora ci proveranno. Un neo potrà essere la mancanza del pubblico delle grandi occasioni. Sul fronte formazione, Battistini ha una difesa da inventare, viste le assenze di Malus, Pepe, Gagliardini e Arboleda, in attacco tridente Noman, Valenti, Mininkleri con Peluso disponibile per iniziare dalla panchina. Nell'Avezzano mancheranno Tabacco al centro della difesa, sarà Tariuk a fare coppia con Menna e lo squalificato Di Paolo a centrocampo. Nel girone F il San Nicolò prosegue la sua rincorsa al secondo posto, sfida lanciata al Matelica che è ripartito col piede giusto dopo il ritorno in panchina del tecnico Clementi. Per la squadra di Epifani domani test interno con la Jesina, Leoncelli da non sottovalutare anche se reduci da 4 sconfitte nelle ultime 6 partite e con un discorso salvezza ancora da chiudere definitivamente. All'Aragona gara verità per la Vastese, la squadra di Favo proprio espugnando Jesi ha tenuto in vita le speranze playoff che ora passano per il match di domani contro la San Mauro, che occupa il quinto posto e che ha 5 punti in più della Vastese. Conta solo la vittoria per i biancorossi, che non avranno ancora a disposizione Galizia, che sconta la seconda delle 3 giornate di squalifica. Si attende con ansia il ritorno al gol di Prisco. Dovrebbe essere una formalità per il Pineto la trasferta del polisportivo di Civitanova. In settimana, a causa dei problemi societari della squadra marchigiana, 10 giocatori hanno fatto le valigie e sono andati via. I pochi reduci, con l'aggiunta di diversi calciatori della Juniores, saranno dunque in campo contro l'11 di Amaulo, che ha la ghiotta opportunità di avvicinarsi sempre di più alla salvezza. Mancherà lo squalificato cacciatore. Il presidente dell'Avezzano Gianni Paris presenta il derby di domani, ma conferma anche di essere già attivo nel pianificare la prossima stagione. E anche domenica tutte le scuole calcio e settore giovanile della Marsica potranno entrare gratis a vedere Avezzano L'Aquila, quindi questo derby che a noi manca in casa al De Marzi dal gennaio 1994. E quindi per me avere una cornice di queste dimensioni ci può far bene e fa capire anche ai giocatori quanto è importante vestire la maglia biancoverde. A proposito del derby di domenica, una partita importante che cercherete di vincere anche per tenere accesa la fiammella della speranza dei playoff. Beh sì, allora ho sentito che hanno tolto un punto per la storia delle calcio scommesse, quindi ci proviamo. Io
quando parlo della conferma o meno di uno o più persone la faccio passare per questo. E quindi conta adesso fare 6 risultati importanti, vediamo se la squadra sarà in grado. L'ultima, Presidente, lei sta lavorando per questa stagione ma anche per la prossima, ci sono delle novità a livello societario perché lei è molto attivo su questo fronte? Beh, io spero che entrino 3 o 5 aziende che sono legate poi anche al territorio ed è questo quello che facciamo e che stiamo lavorando per ottenere ovviamente un risultato di questo tipo. È proprio tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.